Buongiorno, segretario del Partito Democratico delle Friuli Sasule e consigliere regionale Cristiano Sciauri, benvenuto al punto qui a Telefriuli. Innanzitutto, Buongiorno a voi. debba dedicare sicuramente un pensiero a un ragazzo che è scomparso prematuramente, un ragazzo stimato, con grande tensione ideale, grandi valori, che comunque viene a mancare una forza importante, ma soprattutto anche la famiglia che perde una persona così in gamba e soprattutto troppo, troppo giovane. Ricordare Andrea Simone Lerussi credo che sia doveroso, doveroso per la nostra comunità che ha perso uno dei suoi più giovani e migliori dirigenti. Ma io credo che Andrea sia un esempio per molti, un esempio sicuramente di capacità politica, ma guardate, di quell'impegno fatto di studio, approfondimento e disponibilità. Io credo che tutti quelli che lo ricordino con garbo, con la competenza che ha messo in campo. E anche con la capacità di risolvere i problemi di amministratori locali, di cittadini nei suoi ruoli. Quindi un esempio di politica, magari non colpisce molto tutta la vicinanza che è stata data giustamente alla famiglia, ma anche il riconoscimento ad Andrea, pur non avendo grandissimi incarichi istituzionali nell'ultimo periodo, proprio per la sua capacità, la sua competenza, la sua preparazione. Questa è la politica che dovrebbe essere sempre. E purtroppo è la politica a cui Andrea mancherà davvero molto, E che soprattutto manca. mancherà davvero molto a 36 anni, e questo è davvero un dramma. Allora passiamo un po' alla nostra chiacchierata, segretario. Dunque, si parla tanto di collaborazione tra maggioranza e opposizione, e voi l'avete evocata molto, devo dire, qui in Friuli Venezia Giulia. Non voglio fare uno specchio con l'ambito nazionale, ma voglio proprio soffermarmi qui in Friuli. Pare che magari in Consiglio regionale qualcosa si possa muovere. La sua sensazione qual è e soprattutto la sua aspettativa politica, segretario? Ma noi la collaborazione la chiediamo da 6 mesi ormai, la chiediamo perché ci rendiamo conto della situazione drammatica, difficile che vivono famiglie, cittadini e territorio. Però ovviamente la collaborazione non è un richiamo che si fa per prendersi una pagina di giornale e il giorno dopo magari si utilizza la stessa pagina per attaccare il governo. La collaborazione deve essere vera. Noi abbiamo fatto delle proposte già 6 mesi fa, alcune di quelle le stiamo vedendo oggi messe in campo in ritardo dal 90° minuto, penso agli ospedali Covid, penso ai luoghi dedicati per chi purtroppo è diventato positivo. Allora io in un momento come questo, questa regione ha dimostrato nei momenti più difficili della sua storia di saper trovare le forze migliori e anche quell'unità necessaria per uscirne. Però basta propaganda, basta manifestazione di piazza, sediamoci attorno a un tavolo e lavoriamo per dare risposte a cittadini e imprese di questa regione. La collaborazione è questo, non è un richiamo a parole, magari fatto solo per prendersi un pizzico di visibilità. La collaborazione è dare risposte ai cittadini tutti insieme. Mettiamo via tutte le questioni, diciamo così, più aspre e vediamo che c'è un insegnamento sulla nostra terra, che è quella del Friuli Venezia Giulia, del terremoto, e quella è la stella polare, segretario. Sì, aggiungerei, oltre alla collaborazione, quel momento ci insegna la serietà e la sobrietà. Le persone che si sono occupate della ricostruzione non andavano in piazza a manifestare, ci sono stati momenti molto difficili anche in questa provincia, in questa regione, dopo il terremoto, ma non andavano in piazza a manifestare, collaboravano con il governo, avevano avuto delle risposte da tutta Italia. Io penso che in questo momento si debba prendere gli aspetti positivi anche di quell'esperienza, sobrietà e capacità di dare risposte a cittadini e imprese. Ecco, oltre alla situazione del Covid, alla situazione della sanità, che comunque voi avete una posizione abbastanza marcata, qualcuno dice ma la sanità ha questo riverbero perché prima sono stati tagliati gli ospedali, il piano di prima era stato, diciamo così, abbastanza brusco, ma pare che anche la scommessa della nuova sanità non ha cambiato molto i connotati, per cui questo è sotto gli occhi di tutti. Le difficoltà ci sono, i problemi ci sono. Beh, allora le rispondo in due maniere, nel senso che ormai questa maggioranza ha superato abbondantemente metà mandato. Adesso ricordare la precedente riforma è come se io ricordassi Tondo e Tondo ricordasse Illy e poi andiamo avanti fino a Mazzini. Adesso in qualche maniera ognuno giustamente si prende
le sue responsabilità. Io sono convinto che abbiamo fatto un errore fondamentale. Pensare di essere un'isola felice perché eravamo più pronti e con risposte migliori degli altri. L'ho detto proprio in una trasmissione con lei, credo. Noi eravamo un'isola felice perché per fortuna eravamo periferici rispetto ai grandi focolai italiani. Avevamo un'estate intera per... C'eravamo un po' illusi di aver passato la nottata. Esatto, avevamo invece un'estate intera per prepararci a dare le risposte che servivano in termini di tracciamento, in termini di prevenzione, in termini di ospedali Covid. Purtroppo, secondo me, ci siamo illusi di essere un'isola felice e invece oggi abbiamo una sanità in grandissimo stress e in grandissima difficoltà. Anche qui non è il momento delle polemiche, però è anche il momento di dirci fermiamo un attimo tutto, e fermiamo un attimo tutto per dare le risposte, per riconoscere le criticità che ci sono e per magari dare un minimo di sicurezza alle famiglie. Perché noi abbiamo segnalazioni continue di famiglie, di insegnanti, di studenti che sono in grandissima difficoltà con i tamponi, non hanno certezze e non hanno ovviamente delle risposte che in questo momento mettono anche in difficoltà psicologica le fragilità delle famiglie stesse. Ecco, senta, la pandemia ha cambiato un po' anche il mercato del lavoro, dobbiamo dirlo. Ciò ha creato disoccupazione, aspettative, ma anche chiusure di attività grandi e piccole. E comunque sia, non basta solo il turismo, poi sul turismo vorrei farle una domanda precisa. Ma sul mercato del lavoro è chiaro che serve una concertazione con sindacati e parti sociali e soprattutto non chiudersi una torre d'avorio perché nessuno ha la verità in tasca. E qui si fa proprio il futuro, lo disegniamo qui, perché forse questa è la possibilità per dare un progresso diverso alla nostra regione, ma non solo, anche alla nostra nazione, dove ci sia un equilibrio sociale più giusto, e penso che questo manchi in questo momento. Concordo davvero con lei in questa ultima analisi, nel senso che noi ad oggi, e attenzione lo dico per il governo nazionale come per quello regionale, abbiamo dato dei contributi di emergenza, delle risposte di emergenza, dei contributi economici che permettano alle aziende di sopravvivere e di dare dei ristori in questo momento. La sfida più grande adesso è disegnare il futuro, è disegnare il dopo pandemia e tratteggiare le sfide che ci attendono. È una sfida mondiale, non è una sfida di Giulia, e cominciamo a metterci in quest'ottica di idee. Se New York, che era la città in cui tutto il mondo sembrava ruotare attorno, ha una disoccupazione del 15% oggi, con le persone che lasciano la città per andare fuori, dobbiamo capire che quello che ci attende dopo pandemia è una sfida da far tremare i polsi. Servono però paradigmi nuovi, servono scelte nuove, ed è una sfida ed è anche un'opportunità, come diceva lei, proprio per un nuovo modello di sviluppo che secondo me riparta da una maggiore eguaglianza, da maggiori opportunità per tutti, da una sostenibilità ambientale che comunque rimane un tema fondamentale. E io credo, lo dico senza offendere nessuno, che non ci risolleviamo da questa crisi con le ricette del Novecento. Non basta una nuova autostrada per far ripartire il Friuli Venezia Giulia, per far ripartire le imprese. Penso che dobbiamo davvero mettere in campo idee nuove e ovviamente anche dei valori e delle scelte nuove per i cittadini. Ecco, senta, lei ha parlato in pratica della sfida al cambiamento. La sfida al cambiamento è in atto perché la pandemia, diciamo così, ha acceso i motori a questa sfida e senza dubbio qui ci vuole un po' di creatività, ci vuole un po' anche di, come dire, di spirito di iniziativa, perché è evidente che alcuni ambiti stanno soffrendo. Ecco, io arrivo subito al fatto del turismo, che in questi momenti si parla tanto di piste da sci, si parla di queste cose qui che mi pare che lasciano un po' il tempo che trovano. Capisco che la montagna sta morendo, perché questo è, capisco che tutti siamo sotto scacco, ma capisco anche che la salute bisogna in qualche modo salvaguardarla. Ecco, lei pensa che questi contributi che vengono dati dalla regione, dalla giunta regionale, che comunque si sta dando a fare, bastino o invece ci vuole cambiare, come diceva lei prima, il paradigma, cambiare il modo di essere, cambiare l'offerta, cambiare innanzitutto la vita di queste persone? Allora, partiamo dalla questione della discussione, apriamo le piste da sci, non apriamo le piste da sci. Io continuo a dire una cosa che magari può sembrare
semplicistica, ma se ho un mal di denti vado dal dentista e se non sto bene vado da un medico, non vado da un politico. Quindi dobbiamo fidarci per l'analisi della pandemia, per l'analisi del contagio che aumenta, di quello che ci dicono i medici e i comitati scientifici. So che a volte è difficile, capisco le preoccupazioni di chi ha un'attività imprenditoriale, però io non penso che facciamo il bene delle nostre comunità se torniamo a criticare la zona arancione, se andiamo a manifestare in piazza, se non ci va bene la chiusura delle 20. In qualche maniera dobbiamo uscire il prima possibile da questa pandemia e ci sono tantissime persone che hanno paura di questo virus e a cui dobbiamo stare vicini. Quindi cerchiamo di essere seri e di fidarci, di trovare una soluzione, se è possibile, come ha chiesto qualcuno, che valga per tutta Europa, perché è vero che sarebbe vergognoso che noi tenessimo le piste aperte, magari i nostri vicini le tenessero chiuse o viceversa. Quindi credo che lì si debba trovare una soluzione che in un contesto europeo vada bene per tutti. Detto questo, arrivo alla parte più importante di quello che lei diceva. Io sono convinto che la politica in questo momento deve fare anche delle scelte. Una delle critiche che ho mosso a questa giunta, a questa maggioranza regionale, è: va bene i contributi, va bene gli aiuti, ma dobbiamo cominciare a scegliere. Ci sono alcuni settori che soffrono più di altri. Gli ultimi dati anche dell'Istat ci dicono che alcuni settori paradossalmente sono cresciuti nel momento della crisi. Vediamo il settore del mobile, della casa. Alcune realtà sono cresciute, fortunatamente, ce ne sono altre però che soffrono e che rischiano davvero di saltare. Penso al turismo, penso davvero al settore dello spettacolo, della cultura, che in qualche maniera sono quelli che in questo momento non hanno altre opportunità rispetto agli aiuti statali. Quindi da questo punto di vista, quello che secondo me viene chiesto alla politica è di scegliere, di darsi delle priorità e di individuare i settori più in difficoltà. In questo secondo me un po' stiamo mancando. Ecco, è chiaro che è difficile superare la crisi senza sacrificare nessuno, questo è evidente, no? E quindi, come dice lei, i settori che sono più sotto scacco andranno aiutati, perché dare contributi a pioggia, dare a tutti, diventa un momentino anche uno spreco di risorse. Ecco, per concludere, segretario, lei cosa si augura? Che la maggioranza tenda la mano, che comunque capisca che è un momento... diciamo così, topico della legislazione regionale, anche se vogliamo, ma che capisca che magari tendendo la mano non è un atto di, cioè non perde, ma guadagna forse anche nell'opinione pubblica. Ma io mi auguro che la maggioranza, ma mi verrebbe da dire la politica tutta, quindi mi ci metto dentro anch'io, capisca che la priorità in questo momento non è guadagnare un briciolo di consenso o un pugno di voti in più. Ma l'unica priorità che oggi abbiamo è dare risposte a cittadini, famiglie e imprese, sia in termini di salute, sia in termini di ripartenza. Quindi se capiamo che l'unica priorità è questa, possiamo avere anche visioni diverse poi nelle risposte, ma almeno eviteremmo di avere un atteggiamento che veramente i cittadini in questo momento non capiscono. Io penso che la politica debba dare un segnale forte, e il segnale forte è che l'unica priorità è quella di dare risposte ai cittadini e che le ore di lavoro che noi mettiamo in campo, le mettiamo in campo per questo, non per il bene del nostro partito, non per guadagnare un pugno di voti. Bene, mi pare che sia stato chiaro la sua espressione finale. Io la ringrazio per la partecipazione anche che ci ha dedicato a questo momento così di confronto, e naturalmente alla prossima lei è sempre ben accetto nella mia trasmissione, segretario. Quindi buon lavoro a lei e buon lavoro a tutta la regione. Grazie anche a voi e grazie del servizio che fate.